A meno di 24 ore dal perentorio successo della Juventus a Roma, José Mourinho, per rispondere ai bianconeri, ridisegna l'Inter scegliendo un modulo poco utilizzato quest'anno, un 4-2-3-1, in cui i difensori centrali sono Cambiasso e Rivas, gli interni Zanetti con Muntari, mentre i tre giocatori che appoggiano l'unica punta Ibrahimovic sono Mancini e Balotelli sugli esterni e Stankovic rifinitore centrale. La regina è priva di un attaccante di ruolo e Orlandi la schiera con un prudente 4-1-4-1 in cui Cozza si inventa centravanti di manovra. Dopo tre minuti di studio, il primo tiro della gara è firmato dal reggino Brienza, sul quale Giulio Cesar inaugura una serie di parate che peseranno moltissimo sul risultato finale. L'Inter però si riorganizza subito e tre minuti più tardi, al primo vero affondo, passa in vantaggio. La combinazione tra Balotelli e Stankovic mette Cambiasso da solo davanti a Puggioni. L'argentino è freddissimo a superare il portiere avversario. Al sesto minuto, Inter 1, Regina 0. Il replay evidenzia l'invenzione di Stankovic, la posizione regolare del giocatore nerazzurro e l'abilità nel tocco sotto col destro, non male per un mancino schierato difensore centrale. I nerazzurri sentono l'affanno degli ospiti e quattro minuti più tardi provano a sfondare ancora. Questa volta è Mancini che si invola a sinistra, punta Valdés che nel tentativo di portare il tackle incoccia la gamba destra dell'esterno brasiliano che termina a terra. Per Mazzolini nessun dubbio è calcio di rigore, dal dischetto va Mago Ibrahimovic, rincorsa destro e 2-0 dopo 10 minuti. Guadagnato il doppio vantaggio e scacciata la paura di veder ridotto il margine sulla Juventus, l'Inter ora gioca in scioltezza e Ibrahimovic sfiora il gol del 3-0 per ben due volte prima della mezz'ora. Nella prima circostanza, su assist di Balotelli, colpisce male il pallone che termina fuori. Mentre un minuto più tardi, servito dall'ottimo Santon, calcia in modo quasi perfetto, ma la sfera picchia sul palo interno e incredibilmente termina fuori. Nel finale del tempo la regina si rende pericolosa con Cozza e soprattutto con Barilla, al quale Super Giulio Cesar dice di no. Chiuso il primo tempo sotto di due reti, la regina nella ripresa prova a credere nella rimonta, ma l'illusione dura solo fino al settimo minuto, quando Zlatan Ibrahimovic decide che è ora di chiudere i conti. Il mago lo fa a modo suo, a fondo secco sulla tre quarti avversaria, doppio dribbling e pallonetto di sinistro alla Maradona. Inter 3, Regina 0. Per lo svedese è il 19° gol in Serie A ed è la rete che lo porta in cima alla classifica dei cannonieri. Al termine della gara mancano ancora 40 minuti che diventano però il Giulio Cesar Show. Il portiere è insuperabile, la porta nerazzurra rimane inviolata e il vantaggio sulla Juventus resta di 7 punti. Per l'Inter è una domenica di festa, per i calabresi semplicemente da dimenticare. Risultato importante, mancano 9 partite, una di meno, e la nostra situazione è molto 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 positiva. La partita era già in salita all'inizio, è diventata ancora di più, chiaramente sul 2-0 è diventata una partita quasi impossibile. Oh.